Buongiorno e benvenuti al Caffè Bor. Ricordo molto bene di aver visto in un laboratorio di ricerca qualche anno fa che un gruppo di fisici aveva collegato il joystick di una famosa console di videogiochi ad un fascio ionico focalizzato, un cosiddetto FIB, per controllare l'orientamento e il posizionamento del campione da analizzare all'interno del macchinario. Ma vedere arrangiamenti più o meno ingegnosi di questo tipo in un laboratorio di ricerca, di fisica e non solo, non è così raro. I fisici, infatti, soprattutto, sono molto ingegnosi nel saper utilizzare strumenti e materiali anche particolari e inusuali, combinandole con idee creative al fine di risolvere dei problemi tecnici. È quanto hanno fatto tre ricercatori in Germania che hanno progettato e realizzato un microscopio ottico ad alta risoluzione utilizzando nematocini Lego. Scopritelo in questo video. Ben ritrovati al Caffè Bor. Voi tutti conoscerete i Lego. Con i mattoncini della famosa azienda danese di Billund si può fare proprio di tutto, da un semplice personaggio ad una riproduzione del razzo Saturn V. Ma un gruppo di ricercatori ha avuto la stravagante idea di utilizzare questi mattoncini per costruire un microscopio ottico ad alta risoluzione. Il microscopio fu inventato nel XVII secolo da Antoni von Leeuwenhoek, dando inizio all'era della ricerca nel micromondo. Infatti sappiamo che il microscopio, come dice la parola stessa, serve a guardare ciò che è piccolo, micro, ovvero ad ingrandire gli oggetti piccoli, dai capelli alle cellule, dai batteri agli atomi. E per questo sono impiegati moltissimo nella ricerca scientifica in diversissimi ambiti, dalla biologia alla chimica, dalla medicina alla fisica. Quelli che conosciamo con maggiore facilità e che abbiamo probabilmente visto, con cui abbiamo avuto a che fare in un qualche laboratorio di un medico oppure alle scuole medie o superiori, sono i microscopi ottici, cioè quelli che utilizzano direttamente la luce per poter vedere. In questo caso il sistema è piuttosto semplice, si tratta infatti di una geometria lineare in cui sistemi di lenti sono alternati per poter appunto ingrandire l'immagine di un oggetto. Il limite dei microscopi ottici però è quello della dimensione, o meglio della lunghezza d'onda delle particelle che compongono la luce stessa, ovvero i fotoni. Noi infatti utilizziamo la luce visibile che ha una determinata lunghezza d'onda, tipicamente tra i 400 e i 700 nanometri, ovvero miliardesimo di metro, e quindi siamo limitati da questa dimensione per poter vedere. Più sono piccoli gli oggetti che vogliamo vedere e studiare, e più deve essere breve la lunghezza d'onda della luce, cioè è un po' come fare canestro. Per fare canestro in un canestro piccolo, sarà necessaria una palla più piccola. Non possiamo fare canestro in un piccolo canestro, in un piccolo cestino, con una palla molto grande. Attualmente, infatti, i microscopi con la più alta risoluzione possibile e spesso utilizzati in ambito della fisica, appunto, sono invece i microscopi elettronici, che non utilizzano direttamente la luce, bensì gli elettroni per poter vedere. Tuttavia si tratta di microscopi, apparati sperimentali molto più grandi dei microscopi ottici che solitamente vediamo e anche molto più costosi e complessi. Ma veniamo ora alla notizia chiave di questo video. Un gruppo di tre ricercatori dell'Università di Fisica e Biofisica di Gottinga e dell'Institute of Cell Biology di Münster, entrambe in Germania, hanno deciso di progettare e realizzare un microscopio ottico ad alta risoluzione utilizzando dei mattoncini Lego. Da questo ne hanno scritto un articolo scientifico che è stato anche pubblicato sulla rivista The Biophysicist. Vi lascio in descrizione come al solito il link all'articolo divulgativo, ma anche quello all'articolo scientifico che hanno pubblicato, non è comunque particolarmente complicato, e anche al sito in cui sono riportate proprio le istruzioni
con cui poter realizzare, in cui potete anche voi realizzare il microscopio ottico con i Lego. I tre ricercatori, Bart Voss, Emil Betz Blesa e Timo Betz, hanno disegnato, costruito e caratterizzato il microscopio ottico ad alta risoluzione utilizzando dei mattoncini Lego per la struttura principale. E nonché un sistema di lenti e una videocamera di smartphone di vecchia generazione trovabili in commercio a pochi euro, in modo da rendere questo strumento accessibile a tutti, sia per ricerca scientifica, comunque anche di non di punta, ma anche e soprattutto per la didattica, per esempio nelle scuole o nelle università, e per la divulgazione scientifica. In particolare è stata utilizzata la lente di un iPhone 5 di vecchia generazione e come videocamera quella del Sony Xperia XZ2 Compact, quindi un altro smartphone di qualche anno fa. La spesa complessiva riportata anche all'interno dell'articolo è risultata essere di circa 100 euro, con 80 euro spesi per le componenti dei Lego e i restanti circa 20 euro per le lenti e lo slider. Lo schema del microscopio è piuttosto semplice, è infatti costituito da due lenti allineate, la prima che restituisce un'immagine rovesciata e ingrandita di circa 47 volte rispetto all'oggetto, nel piano focale della seconda lente, che raddrizza l'immagine e la ingrandisce ulteriormente fino all'occhio dell'osservatore. I ricercatori hanno quindi dapprima realizzato un progetto CAD del microscopio utilizzando un apposito software e quindi hanno utilizzato un gruppo di 8 ragazzini, 8 studenti dai 9 ai 13 anni come cavie per testare l'effettiva realizzabilità anche da parte di ragazzini di questo microscopio, seguendo le istruzioni passo passo che avevano realizzate. Successivamente i ricercatori hanno provveduto a caratterizzare il microscopio. La caratterizzazione è il primo step che si realizza quando viene costruito o assemblato un nuovo strumento sperimentale e consiste nel studiarlo e in particolare nel definirgli, attribuirgli delle proprietà e delle caratteristiche, in modo da conoscerne le potenzialità. Per farlo hanno realizzato dei test sperimentali su campioni noti e successivamente hanno confrontato questi risultati con dei calcoli teorici realizzati utilizzando la semplice ottica geometrica a partire dalle informazioni note sulle lenti e sulle dimensioni del microscopio. Con questi metodi hanno così stimato il potere di ingrandimento, la risoluzione, la lunghezza focale e l'apertura focale. Nelle due configurazioni, rispettivamente a basso e ad alto potere di ingrandimento, sono stati ottenuti dei valori di ingrandimento di circa 23-27 per e di 220-254 per rispettivamente, dove i due valori dati per ciascuna delle due configurazioni sono il valore teorico e quello sperimentale. Il limite di risoluzione ottenuto è stato inferiore al micron, ed in particolare di mezzo micron per quanto riguarda il massimo ingrandimento e 0,95 micron per quanto riguarda invece l'ingrandimento più basso. Ricordiamo anche che il micron è un millesimo di millimetro come dimensione. Infine, all'articolo scientifico, i tre ricercatori propongono anche delle attività didattiche di osservazione con il loro microscopio, guidate passo passo, ed in particolare mostrano l'esempio, tra gli altri, del movimento dei gamberetti d'Artemia. In conclusione possiamo dire che si tratta di un esperimento sicuramente curioso ed interessante, ma anche di uno strumento valido,
e molto utile per quanto riguarda, per esempio, la didattica nelle scuole in cui non ci si può magari permettere un vero microscopio ottico, ma anche nella divulgazione e per far prendere anche confidenza e stimolare l'interesse e la curiosità da parte di ragazzi e studenti anche nel costruire loro stessi questo microscopio. Tuttavia, il microscopio ottico Lego non è il primo né l'unico esempio di apparecchiatura scientifica realizzata utilizzando dei mattoncini Lego. In passato, infatti, alcuni scienziati hanno scritto un articolo sulla possibile realizzazione di un microscopio a forza atomica utilizzando dei mattoncini Lego. Si trattava ovviamente di uno strumento, un apparecchio sicuramente molto più complicato e costoso da costruire, ma anche una bilancia Watt e così via. Altri componenti in altre apparecchiature scientifiche più complesse sono state proprio realizzate utilizzando dei mattoncini Lego. E con questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia incuriosito. In questo caso lasciate un like, iscrivetevi al canale, non vi dimenticate, per aiutare a supportarlo e a crescere. E noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao, alla prossima!